Siamo in compagnia di Viviana dell'ente CRT. Allora, oggi grande giornata con i bimbi, insomma, con il mare, perché il CRT decide proprio di adottare il mare, giusto? Esattamente, il mare sappiamo è simbolo di vita. Il CRT Sicilia, centro regionale Trapianti, voleva dare un messaggio di vita, di amore per gli altri. E quale miglior simbolo se non il mare? Quindi chiaramente è un'adozione simbolica. Abbiamo adottato per Palermo Apre le Porte, la 19ª edizione di Palermo Apre le Porte, proprio il mare. Quindi l'adozione riguarda la sede della soprintendenza del mare, che vedrete poi nel terzo mandamento come adozione vera e propria. E quindi alcuni di noi del CRT saranno proprio le guide turistiche della soprintendenza del mare. Ci sono altri appuntamenti a parte questo di oggi? Sì, saremo noi la settimana prossima al Castello Mare Dolce, ma avremo un banchetto informativo proprio per la raccolta delle dichiarazioni di volontà alla donazione degli organi. Saremo anche presenti a Villa Giulia, stiamo dialogando con Palermo Ciclabile, l'associazione Palermo Ciclabile, perché daremo degli aquiloni proprio per essere presenti nella città, perché è importante che la gente sappia, conosca il valore, ecco, del donarsi agli altri. Stiamo distribuendo nelle scuole dei CD che si chiamano Io ti voglio donare, che sono stati realizzati dal Centro Nazionale Trapianti, perché noi chiaramente siamo in Sicilia, ogni regione ha un proprio centro regionale Trapianti, che si occupa dell'allocazione degli organi e della gestione delle liste d'attesa. Adesso questa è una giornata splendida, ci sembrava, ecco, io direi che come inizio, guarda, è stato bellissimo, anche perché i bimbi si stanno divertendo da morire, anche io devo dire la verità, il clima è veramente festoso, quindi noi vi ringraziamo. Grazie a voi. E invitiamo tutti quanti a partecipare. Vorrei, certo, assolutamente, vorrei dire anche grazie a Francesca, che è l'interprete dei segni, che ha dato questo grande contributo all'associazione sordi della Sicilia, di Palermo, ora non ricordo l'associazione bene come si chiama, però hanno dato, ecco, questo contributo anche loro gratuito, siamo qui tutti a titolo gratuito. Ringrazio Alessandro Camillo, catamarando Vacanze a Vela, perché anche lui ci ha ospitato su questa imbarcazione, un catamarano splendido, normalmente lo utilizza per i charter, però adesso è stato veramente ospitale, ci ha accolto alla grande, stiamo banchettando allegramente. E allora io direi andiamo a banchettare anche noi. Ricordo, andiamo. E voi seguiteci, eh? Andiamo a banchettare anche noi. Hai visto? Hai imparato anche a farlo da sola? No, io sbagliavo la parte.